Architetto, a che punto siamo, ma soprattutto cosa ci dobbiamo aspettare a livello di tempistica? Il progetto di completamento di questo teatro comunale è particolarmente complesso, ma posso garantire che il team di progettisti incaricati sta lavorando in maniera proprio assidua e qualificata, coordinati ovviamente da me, dal responsabile del procedimento. Per quanto riguarda la competenza di attuazione dell'intervento del segretariato regionale del Ministero della Cultura. Per quanto riguarda i lavori, lo stato delle cose. Allora, il lotto precedente che si è concluso lo scorso anno e per il quale abbiamo già determinato e concluso il collaudo tecnico-amministrativo, ora necessitano interventi di miglioramento sismico ad integrazione del progetto di consolidamento che è stato già attuato, la parte impiantistica che risulta particolarmente complessa in un edificio teatrale con dei riflessi anche su alcune scelte di tipo architettonico. E la parte scenotecnica architettonica. Quindi il tutto prevedibilmente potrà essere concluso nell'arco di un mese o due, concluderemo la progettazione esecutiva per poi presentare le istanze per le autorizzazioni ai Vigili del Fuoco, all'ASL e ai colleghi della Soprintendenza. Dopodiché, a seguire, potremo avviare definitivamente la procedura di gara. Si tratta di circa 2 anni, 2 o 3 anni per. Ma prevediamo, ecco, entro l'anno sicuramente di espletare la procedura di gara e quindi o, se tutte le cose vanno per il verso giusto, avviare a fine anno i lavori o comunque il 2022 saranno destinati all'attuazione di questo intervento. Oh, quali sono stati i lavori così importanti fatti fino adesso, quelli più evidenti? Allora, l'intervento precedente è stato molto impegnativo perché il progetto prevedeva un adeguamento funzionale che è consistito nella realizzazione ex novo di una sala ipogea al di sotto della platea, quindi un intervento molto impegnativo dal punto di vista ingegneristico, oltre naturalmente ai numerosi e diffusi interventi di consolidamento murario e una parte dei restauri del plafond, qui la volta del foyer. C'è stato questo bellissimo rinvenimento di questo intonaco graffito, uno dei pochi esempi riscontrabili e rinvenibili in Abruzzo, ma forse anche in Italia, la cui superficie era completamente rivestita da uno strato di intonaco. Quindi questa è una delle bellezze ottocentesche che siamo riusciti a portare a nuova vita. Da ultimo, architetto, ma quanto la questione burocratica del ginepraio delle norme ha rallentato? Perché insomma è passato tantissimo tempo. Effettivamente sono 10 anni nei quali stiamo attuando un primo intervento, è stato attuato un primo intervento di messa in sicurezza e un secondo molto impegnativo che era stato finanziato con 10 milioni con una delibera CIPE. Però appunto gli impegni burocratici e amministrativi vanno di pari passo con gli impegni tecnico-progettuali e quindi anche le fasi di collaudo, per esempio, ci hanno costretti e ci hanno impegnati per oltre un anno dalla conclusione dei lavori.